ora abbiamo c'è lo spidone, il Candom. Sì, dillo bene. Dillo, Brian Candom. Sì. Quello di Adam Candom, l'Adam Candom dell'industria farmaceutica. Sì, sì. Abbiamo un inviato, mi raccomando però si copra un attimo perché domani andiamo in televisione, quindi venga qua, venga. Si copra però. Io chiedo il massimo dell'attenzione perché abbiamo con noi a Radio Rosa lo scopritore del sistema. Non faccio nomi, non si preoccupi, cioè, non lo dire. Non lo faccio, anzi, boicottate la voce, non la mia, grazie. No, come boicottate? No, lo scopritore del sistema. Ma non è uno scopritore. Per combattere l'incipiente raffreddore e l'influenza. Ragazzi, questo è il momento. Questo va contro le industrie farmaceutiche. Sì. Ce l'abbiamo soltanto noi. Fai venire lo spidone, gli lascio io il microfono. No, gli lascio lui. Vicino a me. Sì, però domani noi siamo in diretta. Aspetta, gli do la voce. Domani siamo su Tre Regioni dalle 10:30. Quindi si copra. Non si faccia. Ma come? Si faccia riconoscere. Ormai l'hanno vista. No, non l'hanno vista. Non lo possono riconoscere. Lo scopritore, ragazzi. Vai, per combattere il raffreddore. E l'influenza ce l'abbiamo noi. L'avete sistemato a dovere? È difficile da sistemare. Ma non lo so. Ma come c'ha la testa? Sì, è un piccolo scopritore. Buonasera a tutti. Sì. Ah, c'è l'applauso. Levi applausi, ci riconosco. Grazie. Buonasera. Dunque, il nostro corpo, macchina perfetta, ci fornisce rimedi per tutti i tipi di malattie. Sì. Ma soprattutto è molto, molto facile combattere l'incipiente raffreddore e le influenze. Certo. Il luogo dove si annidano i batteri nel nostro corpo è naturalmente l'ano. Quindi, io all'ano voglio quando vi sentite leggermente disturbati, sentite che il raffreddore sta arrivando, usate il dito medio destro, lo ponete. Sì. All'interno dell'orifizio anale, poi ve lo portate sotto il naso. E con movimento rototraslatorio per tre volte, inspirate profondamente. E questo è un rimedio contro il raffreddore. Ma il raffreddore e l'influenza, ma è allo studio anche per combattere l'Ebola. E quindi questa cosa qui quindi, fa sì che l'industria. Capite bene che sono ricercato dalle industrie farmaceutiche perché il loro business sarà totalmente rovinato. Totalmente. Quindi è uno scoop incredibile. Ragazzi, io non posso fare a meno di non dare questa notizia. Cioè, state assistendo a una notizia. Sono notizie incredibili. Interplanetaria. Una cosa incredibile. È veramente l'Adam Candom l'Adam Condom. Attenzione, ma devo salutarvi perché perché gli agenti delle industrie farmaceutiche è passata un furgone nero. Sì, l'ho visto. I libici. I libici. Sono i libici. Non sono libici, sono quasi tutti americani. Vabbè, grazie. Vi saluto. Siamo sicuri e funziona, come sistema. Dopo cripteremo la voce. Provate. Tre volte al naso per rotatorio il movimento rototraslatorio non sbagliato, il dito va infilato dentro l'orifizio. Grazie, il nome fittizio è Mister K. Mister K, sta zitto, non si poteva dire neanche Mister K. Vi saluto, me ne devo andare, ma neanche Mister K si poteva. Una testimonianza incredibile che vi abbiamo portato. Ma non siamo mica pizza e fighe, ma siamo sicuri che questo, anzi, non siamo mica Pippo e fighe, siamo sicuri che questo una cosa vera, Porca sia vera. È arrivato il nostro ospitone. E io sono molto felice di averlo qua, perché se è vero cosa sta succedendo? Vai. Perché dicevo, se è vero che il grande Carlo Monni era il nostro babbo, questo è lo zio, il nostro zio, Frank Casaglieri, che io applaudo. Eccolo qua. Mea, fa passare Frank, fallo mettere qua, scusami. Lo faccio mettere qua. Grande Mea. Mi sono perso la presentazione, come l'hai presentato? Ho detto, se Carlo Monni era il nostro babbo, Frank è il nostro zio. Sì, no, io... prima di farlo... Sì.
di farlo accomodare. Siamo, innanzitutto diciamo che in me la sta rompendo il microfono. No, più che altro glielo sta rompendo in testa allo spitone. Eccoci. No, volevo dire che ciao a tutti amici di Radio Rosa. Bella storia. Franco e Casagliari l'avrete di sicuro visto, sempre, siccome amico storico di Roberto Benigni, tutte le volte gli fanno un'intervista, sia Rai 1 sia Rai 2 sia Telemondo, c'è sempre un saluto, c'è sempre qui ci fanno Franco Casagliari, diciamo che è l'amico, uno dei migliori amici di Roberto Benigni, quindi sì. Buonasera. E poi c'è di là, no, io sto ridendo perché nell'acquario qui succede di tutto, che tirano fuori, ci fanno vedere il culo, sì, io, non c'è una donna, tutti uomini stasera. Sì, oh. Vabbè, il lavoro dice, no, bello dopo si fa vedere il tatuaggino, sì. Vabbè, torniamo a eccoci, noi. Ha un altro culo, bello. Ah, questo è l'angolo dell'eleganza, ragazzi, stasera. Torniamo a noi, maledetti. Torniamo a noi. Allora, Franco, noi innanzitutto ti ringraziamo di essere qui con noi. Prima di tutto si voleva fare un ricordo, insomma. Un ricordo. Emiliano, certo. Pensaci te. No, niente. Tutte le volte che incontriamo noi Frank, quando incontriamo Frank, sì. Molto spesso, tutte le volte il primo pensiero va al mitico, all'irraggiungibile, al toscano, al nostro Carlo Monni. Tutte le volte ti si vede, è più forte di noi. Lo so, non delle volte sarebbe bene, non dico non pensarci, però... volgere lo sguardo, il pensiero altrove, però quando ti si vede Frank. Emiliano, qualche aneddoto, vai, bravo. Raccontaci qualcosa di bello, di genuino, perché sennò ci si commuove tutte e due. Qualcosa di bello, bello, tutte e tre. Di bello, sì. Bello e divertente. Sì, dai. Vai. L'assegno francese. Ah, oh, bellissimo. Carlo aveva fatto oltre 100 film, sì. E in Francia avevano iniziato, prima che da noi, a pagare il diritto d'immagine per i passaggi televisivi, sì. Quindi arriva una busta ovviamente francese, con un assegno francese dentro. Carlo l'apre, dice, ma che vorranno questi francesi, e Dio di stramaledica, qui e là. Apre la busta e all'interno c'era un documento che riportava 1700-800 franchi, ecco, del valore dell'epoca, insomma un po' di soldini. Carlo, credendo che fossero da pagare, si incazzò come una bestia. Prese il suddetto assegno francese, che credeva fosse un dovuto pagamento, lo stracciò, no. Lo buttò nella spazzatura stramaledicendo francesi. E poi me lo raccontò, io gli dissi, Carlo ha fatto bene, sì. Dopo qualche mese ne arriva un altro. Insistano. No, tornando un pazzo indietro, gli avevo detto, Carlo, però la prossima volta, prima di buttare via tutto, fammelo vedere, perché ti facevo un po' da consulente. E in effetti gli arrivò un altro di questi assegni, questa volta di 2500 franchi. Non era un pagamento, ma era un assegno. Bello. La roba. E questo era Carlo. Una delle cose più belle, uno dei ricordi più belli, che non c'eri né te e né Carlo. Eravamo io e Raul a tavola con degli amici, con dei ragazzi giovanissimi, che organizzavano una festa. Guardami. E praticamente, parlando fra di noi, venne fuori, come sempre, venne fuori il nome di Carlo. E loro dissero, noi siamo legati a Carlo in una maniera un po' particolare, perché lo abbiamo chiamato per fare una serata. Quando praticamente siamo arrivati al momento di chiedergli il cachet, cioè quanto prende, lui gli disse, ma voi ragazzi, ma chi organizza? E loro disse, organizziamo noi, tutto l'anno stiamo, insomma, cerchiamo di fare delle attività per prendere soldi, per pagare l'artista, quanto vuoi? Ma se vuole organizzare voi, io non voglio nulla. E andò lì a mangiare un pezzo di stinco e fece uno spettacolo, e loro non ci credevano ancora non ci credono di aver avuto un artista del calibro di Carlo Monni per una serata, senza pagargli cachet, ma offrendogli un po' di vino, uno stinco di maiale buono e magari un po' di pasta sulla pecora. Gli piaceva mangiare. Ti racconto di Castelnuovo per Ardenga. Eccoci. Carlo, per queste vicende, veniva redarguito sia da me che da il Grezzo, dicendo di Carlo, ma... Anzi, salutiamo il Grezzo. Ciao Ettore. Carlo, ma... E si chiama anche musicisti, c'è da pagare anche musicisti. Non fissare, se fai fissare a me, gli dicevi il Grezzo, oppure ai Casaglieri. O altrimenti sta alto con il prezzo.
perché lui a prendere più di 700 euro si vergognava. Una cosa, ecco, e qui io mi rivolgo a questi presunti artisti che vanno in giro e magari se gli danno 700 euro diano che sono pochi. Cioè, va bene, ma comunque nei 700 euro c'erano tutti il gruppo, i musicisti, composto da musicisti, da accompagnatori, viaggio, eccetera. Quindi, da 6-7 persone. Ecco, quindi allora, è un rimborso. Allora. Carlo, che era stato ripreso più di una volta, viene raggiunto telefonicamente, perché il dramma avveniva quando lo rintracciavano il pomeriggio e andava a fare il pisolino. Beh. E lui diceva sì a tutti, gli aveva messo Alice non avendo il computer, gli aveva comprava il vino da bere, la mozzarella da Mondragone, il vino da Battipaglia, il miele da posti più chiunque assurdi. Gli telefonava, lui diceva e lui dice, signor Monni, la registriamo? La voglia. Signor Monni, dia sì. Vuol sposare la qui presente a voglia, signorina? La voglia. Praticamente si può usare una parola, la oculava a tutti. Sì. Comunque, questa volta i ragazzi che telefonarono da Castelnuovo per Ardenga fu molto deciso e disse loro, disse a loro, ecco. Ragazzi, però io ho tutto il gruppo e siamo una valanga, ma come si fa? Allora sentì confabulare fra loro ragazzi, i quali gli dissero, signor Monni, ci sarebbero 2.200 euro. E Monni gli disse, no, di è troppo, 1.500. il numero uno. Facciamogli un applausone. Porca miseria. Bello. Meraviglioso. Poi un altro amico storico tuo, vabbè. Ceccherini, insomma, però parliamo anche Ceccherini, di te. Ceccherini, Paci. Parliamo anche di te, perché, insomma, c'hai la vulvoteca. No, addirittura. Ecco, fermi tutti. No, io sono il presidente e l'inventore della Vulvoteca Toscana, poi divenuta Vulvoteca Nazionale. È bellissima questa cosa. Io voglio venire un giorno. Io e Raul si dice sempre: andiamo alla Vulvoteca, non ci si va. Ma perché Raul non ci si va? Ma anche lo so, si trova sempre chiuso. Va fatto solo visita guidata su appuntamento. E, ma come è strutturata? Cioè, nel senso, allora, qual è il messaggio che la Vulvoteca Nazionale lancia? L'architettura della vagina è molto più differenziata da quella del pene. Quindi vi prego, siccome trattandosi di un argomento del genere non vanno usate né volgare... Fra l'altro anche Raul è uno specialista, cioè, ha fatto lezione. Credo sì. Comunque non vanno usate assolutamente volgarità e l'interesse deve essere soprattutto specifico. Sì, sì. Ovvero io ho avuto dei ricercatori a giro per... prima per la Toscana, poi per tutta Italia, dopo addirittura in Europa, fino a quando mi ha fermato un amico della polizia postale che mi ha detto che a Casalieri si denuncia. Per forza. E allora ho dovuto fare solo le visite guidate. Comunque, avevo questi amici ricercatori a giro che mi inviavano le foto. Avete presente quel quadro meraviglioso, L'origine del mondo di Courbet? Ah, bellissimo. Sì, capolavoro assoluto, non volgare. Perché io li conosco tutti. L'immagine dovevano essere di quel tipo lì. Ecco. Quindi io facevo il prelevo direttamente presso il mio studio. Certo. Oppure c'era anche l'autoprelievo da parte della signora. Sì. Oppure i ricercatori che... ovviamente fotografavano e mi spedivano l'immagine. Sì. Così che si viene a evincere che il 70% delle donne della nostra zona è Susina. Eccoci. Che vuol dire? Ora se lo spiega. I due grandi gruppi italiani sono la Susina e la Tacchina. Sì. La Susina la potete immaginare facilmente dalla forma con quei taglietti. La morfologia della Susina è tagliata nel mezzo. La morfologia tagliata nel mezzo. Con queste due parti turgide, belle. Bravo. Ecco. Mentre bravo, invece, Emiliano. Vedi. Mentre poi... invece Raul, te cosa Della Susina? No, della Tacchina. La Tacchina. Me la immagino con due affari rossi, ciondolenti, un po'. Vedi. Davvero? Vedi. Siamo in specie. Bravo. Fare... complimenti, ragazzi. Si potrebbe fare anche noi... aspetta, perché ora... aspetta un attimo, scusate.
gli do il cavatappi, una a cosa chi? Importante in radio, questo serve molto a Radio Rosa, in special modo perché ci devono stappare il vino, perché sennò si muore di sete. È stata rinominata ottimo, Radio Rosé. Ottimo. È vero. Quindi praticamente la gran parte delle donne toscane sono Susina. No, no. Intorno al 70%. Intorno al 70% sono Susina. Poi ci sono naturalmente sottotipi, ma non mi sembra né il luogo. No, ancora né, no, però ci diamo appuntamento per una prossima. Caso, nel caso di parlare di questo. Però ti telefoneremo, se non vieni qua, ti telefoneremo, tienci aggiornato. Tienci aggiornato. Senti, guardami. Tienci aggiornato. Mi brontola sempre. No, per il mio italiano ora c'è non mi è venuto, ma è che tu puoi ciunciare, ben via. Comunque lo sai chi è che ciuccia parecchio? La tua sorella. Ecco, però dicevo Raul, comunque anche spendiamo una parolina per il rapporto fra Carlo Monne e questi due ragazzi qua in radio, i gemelli siamesi Carlo, sapete che vi voleva veramente quello molto bene. Ci disse una volta quando si scese dal palco, ci disse avete stile. E noi ce lo portiamo dentro come aver vinto un Oscar, ti dico la verità. Era il massimo del complimento che Carlo poteva fare. E infatti quando si tornava a macchina io e Raul ci si guardava e si dice: ma cosa avrà voluto dire? Ci sa stile. Però già ci gonfiava un po' il petto sta roba da vestire. Poi dopo, quando si è rincontrato la seconda volta, dove si era mangiato? Da Gemellini? Sì, da Gemellini. In piazza Giorgini. Davanti a un bel aglio, olio e peperoncino. Gli si sanno, ma ci ho detto che ci sa stile, ma che vuol dire? E ci spiegò cos'era per lui lo stile. E questa è una cosa che non bella. Ci ha raccontato anche l'avventura di Pantheon, ma si farà un'altra volta. A Pantheon ci crollò il mito del Pantheon in tre. Siamo riusciti a non commuoverci parlando di Carlo. È bella questa. Ma tu parli te? Siamo pentiti. Se tu fai il produttore. Sì, io fai il produttore. Te o tu, uno. Questo è non perdiamo. Ma non è che si arrabbia. Oh, e te tu fai invece tanto non sente mia. Sì, allora è all'inizio però. No, si deve sentire. No, ma non hai capito. Uno senza un mastica lui. Sarà secondo siamo. Becca. Produzione di che? Produzione cinematografica rosa. Ah, cinematografica. Non gli sei fatto le cose che fare. Le passo e si fa. Ah, Casaglieri? Perché? Produzione cinematografica ero. Ma forse te l'ha sentito? No. Ma chi l'ha sono attore? Chi si sta chiamando? Giuliano. Ma è un attore. Sì, Gratte e Vinci. Pensa te. Siamo. Che c'hai Gratte e Vinci te? Non ce lo fa fare. Lui vuole. Per un intervento. Non vuole. Le passi sei Casaglieri. Ora glielo faccio subito. Aspetti. Tutto bene? Tutto bene. Aspetta, mettiamoci un aspetto, giro. Oh, eccoci qua, eccoci. Giuliano! Ora metto, eh. Oh, eccoci qua, eccoci. Giuliano! 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 Sì! Senti, sono qui con il produttore per il nostro corto. Ascolta, ti voleva fare alcune domande. Dunque, tu sei un attore... Spiega, diglielo. Naif. Attore naif, esilarante. Buonasera, sono il produttore. Senti, c'è qui buonasera. Già... Buonasera. Senta, lei verrebbe affiancato a delle attrici... cosa ne pensa dell'Arcuri lei? Che ne penso? E cos'è? Scusi, ce lo dica. Lei dovrebbe lavorare con queste attrici. Cosa ne pensa dell'Arcuri? Proprio lo dica a pelle, lo dica. Giuliano, parla chiaro, se no non ci fidano, non ci finanziano, Penso che sia veramente erotica. Una? Erotizza. La Ferilli? La Ferilli? Sì. E fa un po' amare. Senta, se l'affiancassimo con la Marcuzzi, della Marcuzzi cosa pensa? Perché l'ho pure conosciuta, è un po'...
E poi un'altra attrice, con chi si potrebbe affiancare, produttore? Ma io non lo so, l'affiancherei per esempio... Ma guardi, io... Sì, buonasera, buonasera. Sì? Sì, sono Franco della produzione. Niente, mi è arrivata adesso la comunicazione, sì, probabilmente con chi avremo la Mazza Mauro. La Mazza Mauro? Sì, Carla Bruni forse, ma la Mazza Mauro. La Mazza Mauro di sicuro. Cosa ne pensa della Mazza Mauro? Salvare Fantozzi. È un'arpia. Un'arpia, benissimo. Però secondo me io l'affiancherei a Ilari Blasi. Ah, Ilari Blasi. Cosa sì, ne pensa di Ilari Blasi? Abbiamo, possiamo avere anche certo, Ilari Blasi nella produzione. Che va a Fattotti. Totti no, non l'abbiamo, abbiamo Ilari Blasi. Giuliano, ma parla chiaro, se no... Scusa. Vabbè, comunque noi sappiamo che lei ha collaborato anche con Leonardo Pieraccioni. E di Pieraccioni cosa ne pensa? Insomma, penso che bisognerebbe che lui sia un po' più intelligente e che mi chiamasse il film nuovo che deve fare fra poco. No, quello è vero. E Panariello, mi dica. Che devo dire? No, non lo so, Panariello è un grande Panariello, un grande del cinema italiano. Un pochino. È un cabarettista. Io lo vorrei affiancare a Natalia Estrada. Com'è Natalia Estrada? Ci parli un po' di questo progetto, di questo corto, che abbiamo parlato qui con Frank Casalieri e noi saremmo interessati se ci può descrivere un attimino in due parole il corto, il messaggio che volete mandare attraverso il grande schermo. Giuliano, è la nostra occasione, non fallire. Qui c'è soldi veri. Qual è questo messaggio che vuoi, intrinseco? Anche te quello che si deve fare. Lei? Ma voglio parlare con te. Vogliamo parlare anche con lei? Sì, con me. Con me hanno parlato anche troppo. Bisogna farlo di persona. Certo, ora fissiamo un appuntamento assolutamente con quando Franco Casalieri. Quando ci incontriamo? Ma io direi mercoledì o giovedì. Scusa, Massimo, si dica. Possiamo essere dentro? Aspetti, gli faccio parlare un attimo. Roberto, senti. Scusi un attimo, volevamo sapere se era possibile inserire dentro il corto la frase famosa, quella che l'ha resa veramente un attore straordinario in tutto il mondo. Pensavamo se potesse, appunto. Prova a dirgliela, Giuliano, via. Ma ditela. Vai. Con la battuta del Cigone. Sì, sì. Esattamente, sì. Bravo. Ancora! Dilla per bene! Io lo vorrei vedere accanto a Vanessa Incontrada. Incontrada ce l'abbiamo. Cosa ne pensa di Vanessa Incontrada se la mettessimo a lavorare con lei? A pecora, eh? Comunque allora rimaniamo in questo mondo. Noi mercoledì prossimo, io ora fisso con Franco Casalieri. Però si vuole l'anticipo. Andiamo, certo, l'anticipo assolutamente. Andiamo a mangiare tutti insieme una bella pecora sulla pasta. Sì, ma che l'anticipo non sia la pecora e basta. No, intanto quanto ti chiedo, Giuliano? Intanto la pecora. Lo sai, ti conosci? Io 10.000? Vabbè, 10.000 dai. Ma 10.000 però. 10.000 sono. Ora bisogna guardare un attimo il progetto e vedere. Senta, pensavamo 80 subito e il resto dei 5.000 dopo. Cala. No, cala no, perché sto dicendo il cassiere. Giuliano, chiudiamo a quanto si chiude? Chiudiamo a 8.000? Chiudiamo a 8.000. 7.000. 8.000. 7.000. Sta andando via la comunicazione. Vabbè, comunque caliamo 7.500 euro e poi vediamo. Comunque ci troviamo mercoledì e ne parliamo. Sta andando via la comunicazione. Ciao Giuliano. La ringraziamo. Buona serata. Vado un attimo dalla Feriglia a chiedere. Arrivederci. Benissimo. Eccoci qua. Il tradizio. Abbiamo preso in giro Giuliano. Ora quando ci vede ci fa un culo. Non ci si è fatta a fargli dire la frase. Che lui di solito non la vuole fare. Ce l'hai un gratta e vinci te, Frank. Noi ti ringraziamo. Grazie Franco, cari amici, bella cosa. Voi e tutti di Radio Rosa, ciao. Ecco, ricordiamo agli amici, cercate tornerò a trovarvi. Cercate anche su Facebook Frank Casalieri, Franco Casalieri che con le sue perle vi insegna veramente come conquistare le donne. Oh.